Bentornati amici amici del futsal femminile qui al Palapertini di Fiano Romano per il Città di Capena e il Real Statte. Prova a concentrarsi nella metà campo avversaria. Attenzione intanto proprio alla conclusione della numero 99. Primo intervento di Bianca Castagnaros. Renatigna prova ad uscire via con la sua rapidità e il suo gioco di gambe. Pallone dentro e Nicoletta Mansueto, proprio lei, mette fuori da due passi. Renatigna si ferma, scarico dietro da Schmidt, conclusione alta ma toccata con la punta delle dita da Bianca Castagnaro. Castagnaro, attenzione, subito in profondità, è buona per Oliveira, Oliveira, l'uscita è spaccata di Margarito. Castagnaro a lungo, Violi in anticipo, ottima la chiusura, pallone che arriva anche a Mansueto, Renatigna uno contro uno con Furman, Renatigna, Castagnaro due volte, la palla arriva lì e alla fine Oliveira spazza come può. Prova ad accelerare il giropalla allo Statte con Renata dentro Butimà, la respinta di Bianca Castagnaro che mantiene bene la posizione in uscita, calcio d'angolo battuto velocemente da Butimà, spalle alla porta, poi si gira bene la numero 23, pallone buono per Schmidt che infila sotto le gambe Bianca Castagnaro. Sono passati 15 minuti e 29 secondi, lo Statte è in vantaggio. Benvenuto, dentro per Nega, lo scarico, Agnello, la respinta. Benvenuto, velo di Furman, Nega, salva il gol del pareggio Mansueto perché la palla era lenta ma era destinata ad infilarsi all'angolino basso. Fischia l'arbitro, ricomincia il secondo tempo tra Città di Capena e Real Statte. Schmidt, Butimà, spalla alla porta. Attenzione, la palla è passata qui, Renatigna, salta Castagnaro, la palla in mezzo, si salva il Capena qui. Sulla corsa per Benvenuto, uno contro uno con Soldeviglia, Benvenuto! Il palo di Serena Benvenuto! Bea Martin scodella in avanti da Benvenuto al volo di sinistro, che conclusione di Serena Benvenuto! Entrata Saragnello, posto della compagna di mille avventure, Serena Benvenuto, hanno giocato insieme alla Lazio all'Acquedotto. Qui intanto Renata respinge Castagnaro, pallone alla ricerca di Mansueto, Agnello protegge bene, poi no, Castagnaro troppo frettolosamente, pallone dentro, Mansueto si divora la rete del possibile 2-0. Ancora cambio fascia per Furman che punta due avversarie, salta la prima non la seconda, Renatigna sgambetta la compagna Violi, la palla buona per Mansueto, dentro per Renatigna che firma il gol del 2-0. Agnello in anticipo sulla numero 22, ricomincia dal proprio portiere, Bea Martin, c'è il corridoio per Oliveira che se la porta avanti, Oliveira rischia l'autogol, è ancora incredibile quello che è successo, la palla in qualche modo non entra. Benvenuto, attenzione, la palla rimane lì, Butimà, Castagnaro, straordinaria, la palla rimane lì, Matilde Russo se la ritrova sui piedi. L'appoggio per Benvenuto, che qui quasi liscia il pallone, può ripartire lo Statte, Renata, è buona la palla per Butimà, Castagnaro in caduta, a dire di no. Benvenuto difende bene il pallone, serve Macchiarella, un 2 contro 1, Macchiarella dentro, Nega, parata di Margarito! Ma intanto l'azione c'è ed è importante, ma Renatigna punta Furman, se la porta sul sinistro e conclude! Agnello non riesce a dire di no. 3-0, doppietta di Renata, 2-30 alla fine. Continua il giro palla del Capena. Nega sbaglia e c'è il gol di Mansueto. 4-0 Statte, portiere di movimento che non paga. Oliveira deve scaricare per Nega, è finito il tempo. Finisce così. Città di Capena 0, Real Statte 4.